La città di Schio si attivi per il ritorno a scuola degli studenti delle superiori. E questo è il messaggio di una lettera che Roberto Santacaterina, presidente dell'Associazione Genitori, ha inviato al sindaco di Schio, Walter Orsi, all'assessore ai servizi educativi, ai dirigenti, docenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai presidenti dei consigli di istituto. Una lettera che è stata accompagnata anche da un incontro sia con Orsi che con il presidente del comitato dei sindaci del distretto 2, Franco Balsi. Dall'inizio della pandemia, scrive Santacaterina, siamo arrivati ad un ennesimo punto di svolta, una nuova occasione in cui tutti dobbiamo fare scelte chiare e precise e avere il coraggio di assumerci responsabilità, siano esse individuali, collettive, istituzionali, amministrative. È tempo di lavorare perché la scuola deve riaprire. La semplice condivisione di posizioni e iniziative intraprese da altri non è più sufficiente. La situazione attuale sta modificando nel profondo la fiducia e le motivazioni dei nostri ragazze e ragazzi, sta allargando sempre più le disuguaglianze tra chi ha un contesto familiare ed economico favorevole e chi ne è privo. Ormai ben chiaro, prosegue la lettera, ed è già stato fin troppo discusso che le chiusure hanno effetti permanenti sul rendimento scolastico, sulle abilità cognitive, sull'abbandono, sulla dispersione scolastica. Viene sistematicamente dimenticato che la scuola è un settore in cui i danni associati alla sospensione della didattica non si recuperano più. Sono danni permanenti per gli studenti e quindi per tutto il paese. Lo stesso comitato tecnico-scientifico ha detto: considerate le conseguenze devastanti su bambini, ragazzi e adolescenti, la società nel suo insieme, le chiusure scolastiche dovrebbero essere considerate come l'ultimo provvedimento temporaneo e solo locale nel caso in cui l'epidemia non possa essere gestita con diverso approccio.